No dobrze. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Żakowiecki, jestem starszym analitykiem do spraw zdrowotnych. Sono Piotr Żakowiecki, sono senior analista della politica Insight per la sanità. Ho grande piacere di moderare questa sessione di oggi e per primo do parola al padrone di casa, Sua Eccellenza Ambasciatore Aldo Amati. Prego. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym grazie agli amici e polacchi che sono con noi qui oggi e a tutti coloro che sono con noi in modo online. La vita nonostante la pandemia continua e ci siamo riuniti oggi per parlare della cooperazione nel settore farmaceutico proprio per poter combattere in modo più efficace le nuove minacce alla salute. Salute umana. Vi ringrazio sinceramente. Adesso passo all'italiana, se mi permettete. Grazie, grazie veramente sinceramente a tutti coloro che hanno contribuito a tenere questo workshop in un periodo ancora purtroppo caratterizzato da una pandemia che spero quest'estate ci lascerà per sempre. E naturalmente siamo stati costretti a tenere questo workshop in formato ibrido, ma penso che questo, in questo modo possiamo anche collegarci con eminenti personalità dall'Italia, ma ringrazio in particolare coloro che sono venuti dall'Italia e sono presenti qui oggi con noi. Un grazie ovviamente va a Radoslav Scherpinski, che mi ha incoraggiato assolutamente mi ha sostenuto in questo dialogo tra i due paesi nel settore farmaceutico. Ne abbiamo parlato tempo fa e insieme abbiamo deciso di tenere, al di là della pandemia, questo incontro. Per gli amici italiani vorrei dire che il mercato polacco ha fatto dei grandi progressi negli ultimi anni in termini di settore farmaceutico e rappresenta ormai il più grande mercato di sbocco dell'Europa centrale, tra l'altro è il settimo dell'Unione Europea. I principali fornitori di questo mercato sono, come sapete, Germania, Francia, Svizzera e Italia, e il settore impiega qui quasi 100.000 posti di lavoro. Nel 2020 ha addirittura aumentato le sue esportazioni del 18% rispetto all'anno prima, e quindi possiamo tranquillamente dire che la Polonia rappresenta un hub di produzione europea per vari farmaci generici complessi e biosimilari. Detto questo, ci sono delle criticità nel mercato polacco che ho in qualche modo recepito da un'intervista che è stata fatta dal presidente di Polpharmed, il quale ha detto in questo suo articolo di una disponibilità non garantita per carenze di medicinali, e ha parlato del problema della crescente dipendenza del mercato farmaceutico polacco dai fornitori stranieri, e ha detto che soltanto il 30% dei medicinali venduti nelle farmacie in Polonia sono di origine polacca. Evidentemente il governo polacco si sta adoperando per venire incontro e per superare queste carenze. So che esiste un progetto di modifica della legge sui rimborsi, proposto ovviamente dal Ministero della Salute, con incentivi per localizzare la produzione nel paese e per costruire quindi la sicurezza farmaceutica qui in Polonia. Ovviamente, come da noi, occorre un ambiente, diciamo, legale favorevole. Esistono dei meccanismi di rimborso dei farmaci che vanno presi in considerazione e soprattutto occorre un sostegno alla competitività dei medicinali prodotti qui in Polonia. Per gli amici polacchi invece vorrei fare proprio un brevissimo riassunto della situazione in Italia. In Italia vi è un fatturato di 240 milioni di euro. Il valore della produzione è pari a quasi oltre 34 miliardi di euro, quindi siamo ai primi posti insieme a Francia e Germania. L'export ha avuto un boom negli ultimi 5 anni,
con un incremento di ben 14 miliardi e la crescita della produzione è quasi interamente legata all'export, parliamo di un più 74% tra il 2015 e il 2020, ma soprattutto è per noi importante che è aumentato il valore medio dei prodotti esportati, a testimonianza dell'assoluto miglioramento del contenuto innovativo del prodotto farmaceutico italiano. Anche noi abbiamo delle criticità che potrei riassumere in una frase. Sostanzialmente il mercato interno è molto calato nel 2020 e questo chiaramente è un aspetto critico a cui il governo italiano dovrà mettere mano. Questa direi che in termini molto sommari è la tela di fondo su cui si iscrive il nostro workshop di oggi. Mi fermerei dunque qui e lascerei piuttosto la parola agli esperti. Grazie infinite a tutti. Dziękujemy serdecznie. Grazie. E adesso diamo parola al dottor Radosław Sierpiński, presidente dell'Agenzia per la ricerca in medicina in Polonia. Grazie a tutti voi, è un grande piacere poter vedervi qui, inaugurare questo workshop di oggi accanto all'ambasciatore. Eccellenza, ambasciatore, è un grande piacere poter avere questo workshop oggi, specialmente nel momento difficile della pandemia in cui molte amicizie sono state messe a repentaglio e molte amicizie internazionali si sono verificate purtroppo anche in negativo. Quella tra la Polonia e l'Italia è stata verificata in positivo, per fortuna, e vorrei tanto che il tempo di questa recovery, di questa ripresa, ritorno alla normalità, potesse diventare inizio di una discussione e cooperazione, come no. Questo workshop speriamo sia il primo di un ciclo, di una serie, poi spero che ne potranno seguire altri qui in Polonia e anche in Italia, perché l'industria polacca e italiana e i ricercatori italiani e polacchi possono cooperare al meglio e spero di poter continuare in questa tregua. Nell'inaugurare questo workshop volevo puntualizzare alcuni aspetti. Gli ultimi mesi in cui abbiamo avuto a che fare con il Covid-19 ci hanno ancora di più fatto vedere quanto sia necessario un settore biomedico forte nazionale, che si traduce nell'aumento della sicurezza del sistema sanitario, sicurezza farmaceutica, sistema dell'economia. È molto importante in questo senso collaborazione internazionale basata sullo scambio di esperienze nazionali per creare una strategia comune, non solo in Europa ma in tutto il mondo. Il governo polacco vede che la biotecnologia è un settore con cui sono legate sempre più aspettative relative alla trasformazione economica, che deve basarsi sulla conoscenza e rivoluzione di dati. La pandemia ha accelerato il processo facendo vedere quanto sia importante biomedicina e biotecnologia. Attualmente abbiamo a che fare con una nuova ondata di innovazione della sanità, terapie a base di RNA, geniche cellulari, cellule staminali. Il mercato italiano è molto attivo in questo senso e diventa un settore anche chiave per qui in Polonia. Per esempio le terapie tumorali usando per esempio linfociti CAR-C modificati che cambiano la prospettiva di trattamento oncologico nel nostro paese, e era poco fa che implementavamo la tecnologia RNA che è finanziata dalla nostra agenzia. Poi vi volevo spiegare altri passi che il governo polacco prevede per accelerare e stimolare la cooperazione internazionale, ma volevo finire con questo motto che spero possa guidarci nel seguito di questo workshop. Tra il dire e il fare c'è il mezzo, il mare. Quindi dalle parole agli atti ci vogliono tutta una serie di passi da fare, ma comunque sono sicuro che un workshop come questo è il passo giusto su questa strada. Grazie.
Dziękujemy serdecznie. Grazie. Raz jeszcze proszę pana o zabranie głosu. Di nuovo le do la parola per adesso per un intervento più concreto sugli strumenti che il governo polacco mette a disposizione del settore farmaceutico. Sì, infatti, come introduzione alla discussione che tra poco avremo tra gli esperti, e io con grande attenzione ascolterò quello che diranno gli esperti, ma volevo spiegarvi prima che cosa succederà nei prossimi mesi, e qui parlo in qualità del delegato del primo ministro per le biotecnologie. Il primo ministro del governo polacco personalmente è molto a favore di questo sviluppo, perché mai prima l'industria farmaceutica è stata così sostenuta come lo è adesso. La Polonia diventa il mercato innovativo di cui l'Italia è un partner importante grazie a una diversificazione spaziale e strutturale dell'industria biotecnologica. Possiamo rispondere a varie necessità del settore complementandoci reciprocamente. La tecnologia italiana concentra un grande potenziale scientifico e il mercato italiano del farmaco ha raggiunto il valore di oltre 20 miliardi di euro, il terzo mercato europeo. La Polonia, volendo sfruttare meglio il potenziale biotecnologico domestico e aumentare l'importanza del nostro mercato, fa una serie di azioni a supporto del settore. Qualche anno fa il governo polacco, per esempio, ha costituito l'Agenzia per la ricerca in medicina, che è stata incaricata di progettare il piano di sviluppo governativo del settore biomedico per gli anni 2022-2020 con la dotazione di bilancio di 2 miliardi di zloty. L'attività di ricerca e sviluppo, anche se ha già portato dei frutti molto preziosi e efficaci, come per esempio i vaccini basati su mRNA o terapie cellulari, comunque è sempre un'attività di alto rischio, richiede molti investimenti, collaborazione interdisciplinare e acquisire specialisti di varie attività. Si prevede che il mercato polacco di cosiddetta biotecnologia rossa entro il 2027 aumenterà di oltre 4,8 miliardi di dollari. Oltre alle sfide che abbiamo al mercato polacco legato al sviluppo delle tecnologie e terapie concrete, abbiamo anche sfide legate al sistema di gestione di sviluppo del settore, che deve introdurre soluzioni che rispondono in modo efficace alle necessità sociali. Nel mondo predominano attualmente i modelli di partner, la creazione delle reti create attorno ai centri scientifici e poi anche centri di servizi comuni, ed è proprio questa soluzione che stiamo introducendo, centro di supporto di ricerca clinica che supporterà la realizzazione di progetti scientifici sia commerciali che non commerciali. Sviluppo di questo settore biomedico in Polonia richiede creazione di un ecosistema favorevole a definire obiettivi di sviluppo che per rispondere alle necessità del settore. Abbiamo gli uomini, abbiamo l'infrastruttura, aumentiamo sempre di più le spese per il settore e riprendiamo la collaborazione con i nostri partner e speriamo che fra un po' potremo vedere i risultati. Vogliamo sviluppare la collaborazione con l'Italia, conoscersi meglio, sfruttando al meglio il potenziale scientifico, biotecnologico ed economico. E fra un po' firmeremo questo accordo oggi con Angelini Pharma, che costituirà una specie di coronamento di tutto questo. Grazie mille. Grazie mille. E adesso diamo la parola al professor Giovanni Tria, doradca ekonomiczny ministra rozwoju gospodarczego Włoch, do spraw sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego. Buongiorno a tutti. Da quelli che mi hanno preceduto appare già chiaro che l'industria farmaceutica è in grande crescita a livello globale, e la pandemia ha reso chiaro a tutti i cittadini e anche ai governi quanto questa industria sia strategica, attualmente guidata da un rapidissimo progresso tecnico e scientifico.
Ora è chiaro che la crescita è a livello globale, ma come è stato detto è anche importante che ci sia una presenza competitiva e anche autonoma di industria farmaceutica nei vari territori, nei vari paesi. Noi parliamo delle nostre due nazioni, ma parliamo più in generale dell'Europa. L'industria farmaceutica è un settore economico importante per la sua rapidità di crescita, ma è anche importante per tutti gli altri settori economici, perché rappresenta un elemento di sicurezza nazionale. Ormai i paesi che hanno sul proprio territorio un'industria farmaceutica, una ricerca farmaceutica, che ovviamente fa parte di catene internazionali, ma che ha anche una sua competitività e autonomia locale, offre un grado di sicurezza non solo a tutti i cittadini per la salute, ma anche a tutte le attività economiche. Questo ormai è chiaro. Da questo, la consapevolezza di questi elementi di centralità e di elemento strategico che rappresenta l'industria farmaceutica, io credo che i vari governi stanno cercando di capire come meglio sostenere le filiere produttive che vanno dalla ricerca fino all'industria che produce le nuove, i nuovi farmaci o le nuove diciamo device, le nuovi strumenti tecnologici di cura medica. In Italia l'industria farmaceutica gode di appoggi come altre industrie fino ad oggi, ma il governo attuale ha immediatamente messo in atto dei programmi per dare un appoggio specifico. Un primo azione è stata quella l'ultimo anno di aumentare di molto agevolazioni fiscali per la ricerca e sviluppo nel campo farmaceutico, aumentando quelli che vengono chiamati i crediti d'imposta, sia aumentando nel tetto di possibile agevolazione, sia la durata dell'agevolazione, in modo da rendere possibile veri investimenti di ricerca che riguardano sempre periodi pluriennali. Inoltre ci sono programmi, come per altri settori industriali, di sostegno agli investimenti, vengono definiti programmi contratti di sviluppo, contratti di programma, per cui l'industria farmaceutica condivide con altre industrie questo tipo di incentivi. Ma in particolare il governo italiano si è posto il problema di come intervenire più direttamente nel sostegno della filiera che, come dicevo, parte dalla ricerca e finisce attraverso sperimentazioni cliniche fino all'industria farmaceutica, in modo da rendere l'industria farmaceutica italiana competitiva sul piano scientifico della qualità dei processi produttivi e sempre sulla frontiera dell'innovazione. L'ultima legge di bilancio approvata in Italia ha istituito, per esempio, un nuovo fondo per la ricerca e la riconversione industriale dell'industria biomedica. Ma voglio dire, è tutta l'Europa che sta cercando di adeguarsi. Voglio richiamare che i programmi cosiddetti Important Project di comune interesse europei, gli IPCEI, Important Project for Common European Interest, attualmente uno di questi programmi sta partendo anche per il settore della salute, che coinvolge l'industria farmaceutica, e questo programma sta lavorando sia l'Italia che anche la Polonia insieme ad altri paesi europei. E qui si pone un problema che riguarda le regole europee, che i paesi europei devono contribuire a risolvere. Come voi sapete, gli incentivi all'industria in Europa sono limitati dalle regole del mercato unico europeo, che impediscono aiuti di Stato alle industrie private. Questi programmi per la salute, che riguardano i progetti, tanti progetti di comune interesse europeo, sono diretti a superare in parte queste regole per rafforzare l'industria farmaceutica europea e nei vari paesi europei, dandogli più competitività
e autonomia dalla dipendenza dalle catene produttive internazionali. Ma io credo che forse i paesi europei devono porsi il problema e possono cooperare per cambiare le regole, cercando di far capire che l'industria farmaceutica rappresenta un elemento di sicurezza nazionale e quindi di sicurezza europea, per cui dovrebbe godere dei benefici anche riguardo a regole diverse per quanto riguarda gli aiuti di Stato, come le hanno industrie che sono dirette alla sicurezza nazionale da altri punti di vista. Grazie. Dziękujemy uprzejmie. Grazie mille. Dobrze, przechodzimy dalej. Perfetto, allora possiamo passare oltre. Adesso abbiamo Marlena Tryka, vicedirettrice del Dipartimento per l'Innovazione e la Politica Industriale al Ministero per lo Sviluppo e le Tecnologie. Buongiorno di nuovo, grazie mille per avermi dato la possibilità di partecipare in questo evento molto importante, perché secondo me quello che è più importante per l'industria farmaceutica oggi è parlare e riflettere insieme delle soluzioni che in futuro permetteranno di produrre in Europa le medicinali, le sostanze attive che da poco si sono trasferite fuori Europa, in Asia, ma anche per supportare l'innovazione e competitività di questo settore di cui ci ha parlato anche il presidente Sierpinski. Come ho detto, molte cose sono già state dette dal presidente, dalla sua eccellenza ambasciatore, per quanto riguarda la collaborazione tra l'Italia e la Polonia. E forse comunque proverò a presentarvi in modo, spero, abbastanza facile meccanismi di supporto già disponibili o fra poco saranno disponibili per l'industria farmaceutica in Polonia. E credo che questi meccanismi possiamo dividere in tre parti. Area di supporto all'innovazione, di cui ci ha parlato presidente Sierpinski, indicando anche strumenti concreti. L'altro elemento molto importante, l'area di supporto di digitalizzazione e trasformazione verde di aziende polacche. E infine, terzo, e mi piace sentire che anche l'amministrazione italiana ne parla, quindi costruire l'autonomia strategica dell'industria farmaceutica in Europa. Per quanto riguarda la prima area, il supporto all'innovazione, oltre a quello che ci ha già detto il Presidente, non voglio ripetermi perché assolutamente l'Agenzia per la Ricerca Medica svolge il ruolo chiave in Polonia in questo ambito. Io volevo solo aggiungere che in Polonia esistono, probabilmente avete già potuto usufruire, le agevolazioni legate alla ricerca e sviluppo. Il tetto massimo e la possibilità di usufruire di queste agevolazioni sono state ultimamente ampliate, e quindi vi incoraggio di conoscere questi meccanismi nuovi e sfruttarli. Poi è stata introdotta un'agevolazione molto importante per i prototipi, che deve incentivarvi a investire nella costruzione di prototipi che sono risultato della vostra ricerca e sviluppo. E qua, oltre alle agevolazioni fiscali, abbiamo la possibilità di essere supportati sfruttando delle risorse comunitarie per l'economia innovativa, e anche qua stiamo lavorando per permettere l'utilizzo di tecnologie moderne. Ora, passando alla seconda area, che è sempre molto importante e secondo me una grande sfida per le aziende del settore farmaceutico, ma non solo ovviamente, è il supporto alla trasformazione digitale e verde.
oltre alle agevolazioni fiscali, qua abbiamo ancora un'altra agevolazione per la robotizzazione che deve incentivare le aziende a introdurre, implementare soluzioni digitali nuove, e nell'ambito della trasformazione verde, che sicuramente sarà un meccanismo più importante per voi, nell'ambito di questo strumento, nella nuova programmazione comunitaria per i fondi europei per l'ambiente, abbiamo oltre 2 miliardi di euro per supportare l'efficienza energetica nelle vostre aziende, per costruire le vostre proprie autonome fonti di energia e comunque per l'economia a idrocarburi, idrogeno. Qua ovviamente vi offriamo il supporto, vi invitiamo a pensare già ora come sfruttare queste risorse, perché un assorbimento di queste risorse costituirà un successo sia per voi che per noi. E infine la terza area di cui hanno già parlato chi mi ha preceduto, quindi l'autonomia strategica del settore farmaceutico in Europa. La pandemia ci ha fatto vedere in modo abbastanza drastico che costruire la sicurezza farmaceutica in Europa dovrebbe essere la priorità nostra comune, il nostro obiettivo comune. Nell'ambito di strumenti che mi rendo conto non sono sufficienti, però noi abbiamo proposto nel piano di recovery uno strumento che deve supportare la costruzione di infrastruttura di produzione di medicinali generici per riportare la produzione in Europa, e nell'ambito di questi fondi per l'economia innovativa supporteremo anche l'attività di ricerca e sviluppo in quest'ambito. Come ho detto, mi rendo conto che non è assolutamente sufficiente a coprire tutte le necessità, e per questo il compito molto importante dell'industria e dell'amministrazione, e mi piace che oggi possiamo parlarne perché ho impressione che abbiamo le stesse idee, dobbiamo forse insieme pensare cosa fare per riprendere quest'industria in questa produzione in Europa, affinché sia effettivamente valido e profittevole produrre i farmaci in Europa, e spero che lavorando insieme tra l'industria e l'amministrazione riusciremo a portare sulla scena europea la necessità di supportare di più il settore farmaceutico, perché già ora sappiamo che non sarà facile relocare di nuovo la produzione in Europa, però l'obiettivo, quindi la sicurezza farmaceutica, secondo me assolutamente vale la pena di prendere questa sfida difficile, e sono molto contenta che oggi avremo la possibilità di parlarne. Vi invito a scambiare le vostre esperienze, i vostri pareri, e noi ascolteremo con attenzione tutto quello, e spero che riusciremo a insieme lavorare in questa ottica. Grazie. Signore e signori, passiamo dunque alla parte della tavola rotonda, la discussione, che sarà, spero, un'ottima occasione per approfondire la nostra conoscenza dei due settori e dei due ambienti economici, polacco e italiano. E vi presento gli illustri ospiti che interverranno, gli ospiti italiani si collegheranno in modo online. Sergio Dompè come primo, CERBI 20 Italy, coordinatore della Task Force Salute del B20, e poi Pierluigi Petrone, membro del Comitato di Presidenza di Farmindustria, e Paolo Russolo, presidente di Askim Pharma, che riunisce i produttori di principi attivi in Italia, appartiene a Federchimica, poi Grzegorz Rzechwalski, vicepresidente Farmindustria Polacca,
ECHA, quindi un'organizzazione che riunisce, un'associazione che riunisce i produttori polacchi. Poi Piotr Rudzki, presidente della Commissione per la cooperazione con l'ambiente economico presso il Comitato per le terapie e la scienza farmaceutica dell'Accademia Polacca delle Scienze. E poi Marcin Czech, presidente della Società Farmoeconomica Polacca, che in precedenza ha fatto la funzione del vice ministro della salute, responsabile dei farmaci. Quindi in primis ascolteremo una serie di interventi e poi seguirà la discussione aperta. Partiamo con il video registrato da Sergio Pompei. Science and research enable us to be born, to grow, to love, to live in dignity. A research that walks with us, runs with us, shouts with us. It drives economies, culture, and history. Based on science at the service of the people, it makes everything we do possible. A research that is new each time, it leads us to new discoveries, and it turns them into our normal life. We call them life sciences, and today, more than ever, they unleash innovation. Research shapes our global future, and it is in our hands. Investing in research and innovation means investing in our health for today and tomorrow. G20, a presidenza italiana che si è da poco concluso, ha stabilito dei concetti estremamente importanti. Primo, che la sanità è il presupposto del benessere. Secondo, che la collaborazione pubblico-privato e la collaborazione tra gli stati è un elemento essenziale per riuscire ad affrontare il futuro in senso generale e ancora più importante se chiaramente ci sono delle minacce di tipo pandemico come quella che abbiamo appena vissuto e che ancora parzialmente stiamo vivendo. Qual è il presupposto di questo? Cercare di raggiungere un new normal dove la scienza e la risposta ai bisogni dei cittadini venga messa a fulcro del sistema. E io conto moltissimo che la collaborazione tra la Polonia e l'Italia, così come tra gli altri paesi europei, offra un quadro di maggiore affidabilità e di migliore intensità nella lotta non soltanto a questa pandemia, ma ai grandi killers che affliggono la nostra salute e il nostro benessere. Pensiamo al problema delle patologie tumorali, pensiamo al problema cardiovascolare, pensiamo alla questione correlata alle patologie neurologiche e così via. Ci sono grandi impegni che complessivamente impattano ancora sulla salute dei cittadini in maniera maggiore, anche se inferiore rispetto a una volta, che hanno la necessità di essere considerate delle priorità tanto quanto lo è stato la pandemia. Cosa ci ha insegnato la pandemia? La pandemia ci ha insegnato che un'organizzazione emergenziale di pubblico-privato e di collaborazione tra stati nel mondo in meno di un anno ci ha portato alla soluzione terapeutica già con le prime vaccinazioni. Oggi noi abbiamo prodotto più di 500.000 lavori scientifici sulla pandemia, abbiamo 330 vaccini che sono attualmente in fase di sperimentazione, di cui la maggior parte di questi già in fase clinica, e ci sono già i vaccini anche per la variante Omicron. Quindi siamo in una situazione molto più avanzata grazie a una diversa coniugazione degli interessi e delle collaborazioni. Questo è il punto chiave. Quali sono state le raccomandazioni del B20? Prima di tutto di considerare
la scienza e la salute come il punto fondamentale del benessere delle popolazioni, e se non l'abbiamo imparato da una pandemia così drammatica non lo impareremo mai. Due, di riuscire a fare in modo che la scienza offra delle soluzioni che siano delle soluzioni misurabili, andare verso una value-based medicine. Poi ancora che si costruiscano dei sistemi resilienti, e per fare tutto questo noi abbiamo bisogno di scalare le tecnologie affinché l'innovazione diventi il punto fondamentale su cui montare il fulcro di cui ho parlato prima. E per fare questo noi abbiamo bisogno di usare tutti gli ultimi frutti della ricerca, a incominciare naturalmente dalla cosiddetta artificial intelligence, che altro non è che un'evoluzione, diciamo, del sistema su cui scalare problemi di grandissimo calcolo, problemi di grandissima complessità, che attraverso questo riescono naturalmente a guadagnare, così come è stato con la pandemia, mesi, mesi e mesi, che poi sono diventati anni. Se noi riuscissimo a offrire la stessa intensità e la stessa capacità di generare frutti che noi abbiamo dimostrato in questa pandemia, io penso che per tutta Europa e non soltanto per l'Europa abbiamo davanti un periodo di sviluppo e prosperità. Se non ce la faremo sarà un problema nostro, ma la collaborazione nell'ambito di questo è fondamentale e chiave, e come ha detto il Premier Draghi, noi in questo momento abbiamo bisogno degli altri. La Polonia ha bisogno dell'Italia nella stessa misura in cui l'Italia ha bisogno della Polonia e di tutti gli altri paesi. Da soli non si vince. Grazie. Grazie. Prima ancora di dare la parola agli altri relatori, dobbiamo un po' riarrangiare qui il palco, quindi vi chiedo un attimo di pazienza, grazie. Zapraszam panów. Prego. Professore, presidente, dottor Rutzki anche con noi, quindi i relatori sono invitati a prendere il posto sul banco, e adesso ci colleghiamo con l'Italia chiamando Pierluigi Petrone, a cui diamo la parola per primo. Buongiorno, ci sente? Mi sente? Ora mi sentite? Sì, si sente, si sente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo ringraziare tutti i partecipanti a questo interessantissimo workshop bilaterale tra l'industria farmaceutica italiana e l'industria farmaceutica polacca. Voglio dare un benvenuto da parte di Farmindustria, che sono qui a rappresentare nel tramite del Comitato di Presidenza. Volevo dare numeri e una visione di quello che rappresenta l'industria farmaceutica per il nostro paese e come la stessa si possa declinare in accordi di collaborazione con la Polonia. Oggi Farmindustria rappresenta 200 aziende, sia italiane che multinazionali, e sono circa il 90% delle realtà industriali che sono presenti nel nostro territorio. L'Italia da marzo del 2018 rappresenta il primo paese per manifatturato farmaceutico europeo, e basti pensare che più del 90% di quanto
il nostro sistema paese produce è destinato all'esportazione. Questo è l'indice preciso che può dare ampia dimensione e visione di come il tessuto farmaceutico italiano sia una parte fondamentale del nostro sistema industriale. Contiamo circa 68.000 dipendenti che possono diventare fino a 80.000 in aggiunta se andiamo a riflettere su quelli che sono i settori upstream e downstream dell'industria farmaceutica. Circa 34 billion di manifatturato farmaceutico e con 3 miliardi di investimento. L'Italia, come dicevo prima, gioca un ruolo fondamentale nel tessuto industriale e farmaceutico nazionale grazie all'export e alla fiducia che le grandi aziende, ma anche il tessuto farmaceutico nazionale, ha voluto dare al nostro paese. Basti pensare che soltanto nel 2020 e nel 2021 circa 3 billion sono stati investiti per ricerca e sviluppo. Siamo il paese che in termini di produzione cresce di più ancora nel sistema europeo e durante il periodo pandemico l'Italia è stata un paese che ha giocato un ruolo fondamentale non soltanto per la produzione del principio attivo dell'mRNA come i vaccini, ma anche per le fasi finali di fill and finishing. Basti pensare che gran parte delle multinazionali che hanno voluto investire in questo paese hanno trovato nel nostro territorio opportune conoscenza, cultura, ma anche persone che si sono impegnate affinché si potessero risolvere le problematiche inerenti al momento pandemico. Tant'è vero che le nostre aziende non si sono mai fermate un minuto durante tutto il periodo di pandemia. Ritengo che sia fondamentale incrementare la domanda e l'offerta tra due paesi come la Polonia e come l'Italia. E l'Italia può rappresentare sicuramente un punto fondamentale per lo smistamento del bene farmaco e dei prodotti della salute su il bacino del Mediterraneo. La potenza è nulla senza il controllo. Avere un'industria farmaceutica che è in grado di produrre, soddisfare, ma anche prevenire nuove produzioni per malattie sempre più rare o malattie che possono diventare un problema per la salute di tutto il paese, ma allo stesso tempo può essere un perfetto hub nel centro del bacino mediterraneo che può diventare una perfetta cerniera tra il Nord Africa, paesi che nel prossimo decennio avranno una maggiore domanda di farma e salute, con il Nord Europa, ma come anche il Middle East con gli Stati Uniti d'America. Il settore farma crede fortemente nello sviluppo di questa collaborazione. Apprezzo moltissimo l'invito da parte dell'ambasciatore di ICE e dell'autorità polacca per la farmaceutica e la medicina e ritengo che la collaborazione tra questi paesi possa soltanto essere un momento di confronto ulteriormente sviluppatosi e che si svilupperà nei prossimi anni. Ovviamente noi come industrie, sia multinazionali, ma come industrie piccole e medie, che sono una parte importante nel nostro tessuto manifatturiero nazionale, siamo a disposizione per creare quel environment, quel tessuto di scambi, di collaborazioni e di coesioni, ma non soltanto di prodotti, ma anche di cervelli e di menti che possono creare valore aggiunto e dare ulteriore senso e significato ad un'Europa che possa più collaborare in termini di produzione e di merci. Grazie mille. Dziękujemy serdecznie. Grazie, panie Petrone, jeszcze prośba o pozostanie na łączu na kolejną rundę. Teraz będziemy mieli rundę prezentacji, natomiast dalej jeszcze będziemy rozmawiać na temat. Trochę pogłębimy pewne wątki, które każdy z uczestników poruszy. Teraz bardzo proszę do la parola al signor Paolo Russolo. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Io darò un paio di punti di vista dei produttori italiani di principi attivi farmaceutici,
sulla strategia farmaceutica europea, che come sapete è stata adottata nel novembre 2020 con lo scopo di garantire ai pazienti l'accesso a medicinali innovativi e dal prezzo contenuto e a sostenere la competitività, la capacità di innovazione e la sostenibilità dell'industria farmaceutica europea, consentendo all'Europa stessa di soddisfare il suo fabbisogno di farmaci anche in tempi di crisi grazie a catene di approvvigionamento solide. Nel novembre del 2021 la sessione plenaria del Parlamento europeo ha approvato le iniziative che dovrebbero far parte della proposta di legge che la Commissione europea deve costruire durante il 2022. Tutti gli Stati europei, in maniera, devo dire, molto diversa uno dall'altro, stanno cercando di mettere in pratica finanziamenti che possano aiutare le imprese della filiera farmaceutica ad ottenere, ad ottemperare il desiderato della strategia europea. Ma purtroppo le regole per arrivare alla realizzazione degli obiettivi non sono ancora scritte e sicuramente avranno non poche difficoltà di attuazione. Ne parliamo tra poco. Vediamo ora la situazione del comparto principi attivi. Principi attivi che ovviamente hanno un'importanza rilevante nella produzione del farmaco. L'Italia è il primo paese europeo sia per fatturato, con oltre 4,8 miliardi nel 2020, sia per numero di imprese produttrici di principi attivi farmaceutici, con oltre 72 aziende, 109 siti produttivi, 10.500 addetti ed una quota export pari all'86%. L'impresa italiana ha un'elevata propensione alle spese per investimenti, che rappresentano l'8,7% del fatturato nel 2020, mentre è 6,7% la media manifatturiera, e alle spese in ricerca e sviluppo, stabilmente superiore al 3% del fatturato. Ad accrescere il valore aggiunto dell'offerta contribuisce anche il progressivo aumento di quelle spese in health, safety and environment, che è aumentato del 35%. Qualità e sicurezza nella produzione, attività di ricerca e innovazione superiore alla media manifatturiera rispetto dell'ambiente sono sempre stati i criteri distintivi dei produttori italiani. La pandemia che ci ha colpito 2 anni fa ha fatto scoprire all'Europa la nostra dipendenza dall'Asia per la produzione di principi attivi, ma noi del settore sappiamo che la cosa è nata oltre 40 anni fa, da quando cioè sono scomparse dall'Europa le fabbriche di fine chemicals. Da allora prima l'India e poi la Cina hanno preso il sopravvento come fornitori di materie prime farmaceutiche, per poi passare nel tempo anche ai principi attivi e ai farmaci. Ora l'Europa invoca un reshoring di intermedi e di principi attivi, sfida che tutti noi siamo disponibili ad affrontare, visto che fino al 1970-80 eravamo sicuramente autonomi, ma il progetto non è di semplice soluzione, soprattutto dal punto di vista temporale. La crescente complessità del contesto competitivo globale rende sempre più necessario limitare gli ostacoli burocratici e semplificare i processi regolatori e autorizzativi a livello europeo, al fine di accelerare ulteriormente la velocità di risposta delle aziende ai mutamenti della domanda. Dicevo quindi che noi, produttori europei di principi attivi farmaceutici, siamo pronti a collaborare a questo reshoring e lo abbiamo dimostrato anche in questi 2 anni di pandemia, aumentando la produzione di molti prodotti anche del 200% per aiutare le terapie anti-Covid senza disporre di nessun aiuto, ma finanziandoci autonomamente. Purtroppo a questo proposito ho il timore che gli strumenti di aiuti finanziari illustratici fino a questo momento, quantomeno in Italia, non siano utilizzabili purtroppo dai produttori di principi attivi, dal momento che vengono richieste innovazioni che vadano oltre lo stato dell'arte, mentre i principi attivi che l'Europa vuole sono gli stessi oggi forniti dall'Asia. Comunque, a parte i finanziamenti, la proposta di legge che la Commissione europea ha il compito di costruire nel 2022 deve assolutamente tener conto, per essere efficace, di alcune iniziative che sono state approvate il 24 novembre scorso in sessione plenaria del Parlamento europeo e che ci toccano in maniera particolare, quali lo sviluppare anche un sistema di early warning per le carenze, promuovere una farmaceutica made in Europe rafforzando la resilienza ed istituendo incentivi finanziari per estendere la base industriale europea dalla produzione di API alla manifattura, confezionamento e distribuzione dei medicinali, stabilire una lista europea di prodotti di grande interesse terapeutico, ottimizzare e modernizzare il quadro regolatorio anche nell'ottica di limitare gli oneri amministrativi
e di semplificare la valutazione degli API, migliorando la gestione delle GMP e della produzione. Impostare un dialogo strutturato tra Commissione Europea e gli attori rilevanti della filiera per intervenire sulle cause delle carenze di medicinali e sulle debolezze nell'approvvigionamento di materie prime, intermedi e principi attivi. Rafforzare l'ispezione e l'auditing lungo la catena produttiva, soprattutto fuori dall'Unione Europea. Concludo affermando ancora una volta che abbiamo un estremo bisogno di armonizzazione e di semplificazione, ma affermando anche che nel settore è indispensabile continuare ad investire in ricerca e innovazione tecnologica, in modo da avere anche in futuro un gap di competitività che consenta di mantenere l'eccellenza del comparto, potendo contare su una supply chain meno dipendente dalle forniture asiatiche, soprattutto per i prodotti ritenuti essenziali. Grazie mille per l'attenzione. Dziękujemy serdecznie, Pani Russolo, i również bardzo proszę o pozostanie na łączu. Będziemy mieli pewne follow-upy per il momento della discussione nel secondo round di questa tavola rotonda. E adesso panu do la parola al dottor Grzegorz Rychwalski, abbiamo visto la prospettiva italiana e adesso tocca ad approfondire il settore farmaceutico in Polonia, l'ambiente, le norme. Grazie. Eccellenza, signor Presidente, signora direttore, signore e signori. Ringraziamo soprattutto per l'invito a questo workshop. La nostra associazione Medicine for Poland è un'associazione che riunisce i produttori più grandi in Polonia, sia generici, biosimilari, innovativi. Associamo i grandi ma anche i medi e i piccoli, quindi tutta la panoramica del mercato polacco. Il denominatore comune dei nostri associati è il fatto che producono tutti all'interno di Polonia con l'impegno fisico, contribuiscono a migliorare la sicurezza farmaceutica in Polonia. Qui collaboriamo, ecco, questi sono i nostri associati, una parte di loro sono presenti qui oggi e sicuramente saranno molto interessati a parlare di future collaborazioni. Collaboriamo con diversi portatori di interesse, le amministrazioni pubbliche, il Parlamento, con la Commissione Europea, con la rappresentanza permanente della Commissione Europea qui in Polonia, in modo da far sì che le norme create qui in Polonia siano più positive e migliori per i pazienti polacchi. Collaboriamo anche con il business per dare un po' influsso alla creazione delle norme e dare l'importanza al settore farmaceutico, che non può essere solo vista dalla prospettiva solo di quel settore, ma con la prospettiva dell'intera economia. L'ambasciatore qui ha anticipato un po' quello che volevo dire, ma il nostro settore contribuisce fortemente alle economie nel mondo e in Europa, 1% del PIL più o meno in Polonia, il valore che cambia, ma fa sì che quest'1% di PIL si traduce direttamente nella sicurezza farmaceutica in Polonia. In Polonia abbiamo oltre 100 centri di ricerca e sviluppo di sostanze attive, di principi attivi, di farmaci generici, di produzione di nuove tecnologie. L'industria domestica collabora con questi centri di ricerca in diverse fasi, nella fase scientifica, nella fase di sviluppo, nella fase attuativa, ma anche nella fase strategica e sistemica, come qui con il professore collaboriamo con l'Accademia Polacca delle Scienze. È molto importante dal punto di vista della prospettiva della collaborazione con l'Italia su base bilaterale, perché noi possiamo fornire una base, tecnologie, conoscenze, possibilità di implementazione e con questo ambiente positivo che qui è assicurato dai rappresentanti dell'amministrazione pubblica è tanto più promettente. Quindi questa cooperazione veramente può prendere piede concreto qui. L'industria farmaceutica polacca si traduce
investe direttamente nell'economia polacca, contribuisce direttamente all'economia. Ogni zloto speso fa tornare 78 centesimi all'economia polacca con posti di lavoro, direttamente 20.000 posti di lavoro. È un'esportazione che cresce di anno in anno e raddoppia rispetto all'intero export polacco, quindi un buon punto, una buona prospettiva di sviluppo. Vogliamo costruire la sicurezza farmaceutica, quello che hanno detto i colleghi italiani, quanto sia importante assicurare questo aspetto ai cittadini. La pandemia ce l'ha fatto vedere in modo evidente. La nostra industria si basa soprattutto sui farmaci generici. L'80% dei pazienti assume medicinali generici, ma la cosa importante è solo una piccola parte della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale. Quindi con la possibilità di far avere di nuovo questi stessi soldi nell'economia polacca. Quindi questo è il sistema di vasi combinanti. Tutto questo, comunicanti, tutto questo veramente influisce la situazione del paziente. L'industria farmaceutica è un'industria altamente innovativa. Nell'ultima settimana l'Istat polacco ci ha fatto vedere che siamo tra i primi tre industrie innovative in Polonia. E siamo percepiti come più innovativa, per esempio, al settore dei computer, al settore IT, che è percepito come altamente innovativo. Anche a noi abbiamo la stessa percezione. È molto importante quindi venire incontro a questa aspettativa e fornire altissima sicurezza. I prezzi dei farmaci in Polonia sono tra i più bassi. I prezzi per il consumatore sono tra i più bassi in Europa, ma l'industria farmaceutica continua a garantire i posti di lavoro, continua a garantire i mezzi per lo sviluppo dell'economia ed è un ottimo punto per discutere come rafforzare quest'industria. Prendendo un po' ad esempio l'esempio italiano, che è molto forte nel settore delle sostanze attive, anche l'industria generica, del farmaco generico, quindi questo è un mix ideale e adesso dobbiamo vedere come sviluppare questa opportunità. Qui i colleghi, gli amici italiani hanno parlato molto di esportazioni, anche noi esportiamo, come vedete qui l'export raddoppia, ma nel secondo grafico siamo ancora molto distanti dai grandi attori dell'export, ma questo fa vedere il nostro potenziale che è ampissimo e per farvelo vedere ecco come la Polonia si è sviluppata negli ultimi 30 anni, la crescita del PIL nel mondo, abbiamo il secondo posto in tutti i paesi del mondo, dopo la Cina ovviamente sarà il primissimo sempre, guardiamo anche le dimensioni, però nel mondo abbiamo un ottimo risultato e questo fa vedere quanto sia grande il nostro potenziale di cooperazione di business. La collaborazione, come ben sapete, può portare solo ai risultati positivi, scambio di know-how, trasferimento di tecnologie, scambio di business, non solo di vendita di licenze, perché vendita sta da un lato, dall'altro c'è anche l'attuazione, l'implementazione. Qualche volta ci vogliono mesi per adeguarci alle necessità implementative locali, per esempio per considerare il microbiota tipico della popolazione locale. E quindi come perfezionare questi prodotti di business da questo punto di vista? Costruire la sicurezza dei farmaci. È molto importante e poi ci tornerò a spiegare quando spiegherò i programmi finanziari o la risoluzione del Parlamento europeo, dove possiamo costruire i nostri vantaggi in export. L'export lo possiamo vedere solo nella prospettiva europea oppure anche in quella internazionale. Anche queste protezioni di brevetto, certificati supplementari di protezione, era uno dei limiti che non permetteva a produrre nei nostri paesi e vendere nei paesi dove non c'erano questi vincoli. Non potevamo essere preparati
alla data 2 luglio, grazie anche a quello che hanno fatto gli italiani e i polacchi, cui ho partecipato a questi lavori, entra in vigore il regolamento comunitario per permetterci di essere competitivi con la concorrenza mondiale, soprattutto asiatica, che non ha mai avuto questi vincoli. E adesso questi vincoli saranno aboliti e potremo produrre per i mercati terzi dove queste protezioni non ci sono, oppure non sono mai state presenti, per poter rispondere ai bisogni dei pazienti, ai sistemi di sanità nazionali, per fornire i farmaci a un prezzo più conveniente, ma sempre per garantire la salute dei cittadini. E così potremo contribuire alla sicurezza dei nostri paesi, dei sistemi sanitari. Molti dei miei di chi mi ha preceduto ha parlato delle opportunità che ci dà la strategia comunitaria, la risoluzione del Parlamento europeo per finanziare la sicurezza farmaceutica in Europa e nei nostri paesi. E qui i piani di ripresa nazionali, National Recovery Plans, che tra poco saranno implementati, che sono un'attuazione concreta di questi postulati, fornendo prestiti, fornendo grant, e speriamo che il piano nazionale di ripresa, includendo la parte biomedicinale, oppure i fondi europei per l'economia moderna, tutto questo si tradurrà nel costruire la sicurezza farmaceutica in Europa e nei nostri paesi singolarmente, che potranno cooperare bilateralmente tra di loro, e i partner di business che potranno collaborare tra di loro, perché questa sicurezza e questa collaborazione possa crescere. Non c'è meglio della collaborazione, e vi incoraggio fortemente a voler seguire questa strada. Tutti i presenti qui sicuramente sono molto aperti a queste nuove opportunità. Grazie. Grazie. Adesso do la parola al dottor Piotr Rutsky, che ci parlerà della prospettiva di produzione di principi attivi. Sua Eccellenza Presidente, Direttrice, egregi signori, prima di tutto volevo ringraziare per l'invito, e sono in situazione difficile perché praticamente tutto è già stato detto, ma spero di non annoiarvi comunque e sicuramente sarò breve. Prima volevo ricollegarmi al titolo di questo nostro evento, Costruzione di ponti. Questi ponti ci sono e sono bellissimi. Questa è la scultura di scultore Mitorai, che si trova a Milano, perché lui per molti anni lavorava là, e si trova anche di fronte al produttore più grande di sostanze attive, di principi attivi in Polonia, Polpharma, questa stessa scultura. Ma guardate, questa scultura le manca una mano, ed è proprio così, un braccio, e così è proprio con sostanze attive in Europa. Volevo ringraziare i nostri colleghi italiani che sono riusciti a mantenere la produzione di sostanze attive per così tanti anni. È stata una soluzione molto ragionevole, molto coraggiosa, che forse prima non sembrava molto profittevole, però garantiva la sicurezza. Complimenti. Prospettiva polacca di principi attivi è praticamente quella europea, non ci sono grandi differenze, e questo lo descrive in modo molto buono la strategia farmaceutica per l'Europa. È un documento che non tutti i settori ce l'hanno, e quindi vuol dire che la Commissione europea ha capito l'importanza del settore europeo, e quello che è più importante è l'autonomia aperta strategica, concetto difficile, ma deve garantire la continuità e sicurezza della catena di approvvigionamento in Europa, relativa alle medicinali critiche, a sostanze addizionali, ma anche sostanze attive. E non dimentichiamoci della necessità di dover acquisire anche materia prima per sostanze attive, perché
se queste dovremo comprare fuori l'Europa, non si può parlare di sicurezza farmaceutica. E questo piano, National Recovery Plan, può essere un qualcosa a supporto del nostro settore. E volevo far vedere i numeri e di nuovo congratularmi con i colleghi italiani che hanno dedicato così tante risorse al supporto dell'industria farmaceutica. 1.400.000.000 di euro, 0,7 del piano di ripresa italiano. In Italia all'inizio si prevedeva 0,3%, 193 solo, però dopo con grande supporto di diversi soggetti, con apertura anche dei decisori politici, siamo riusciti a portare questo importo a 300 milioni. Però l'Italia ha già potuto cominciare a utilizzare questi fondi. Nostri purtroppo per il momento sono sempre su carta. Le ultime informazioni della Commissione europea che ci arrivano fanno capire che l'Italia ha già ottenuto prime due tranche, Polonia purtroppo per motivi politici è rimasta ancora su carta e speriamo che questa situazione possa risolversi in modo più veloce possibile, ma ciononostante abbiamo già perso un anno. Quello che è importante per il futuro è garantire un buon bilanciamento, e bilanciamento mi riferisco qua a varie aree, a vari comparti. Prima di tutto essere aperti al commercio internazionale per garantire al contempo l'autonomia strategica e resilienza a vari scenari di vari eventi non buoni per l'economia europea e gestite da paesi che non sono paesi democratici, credo tutti sappiamo a cosa mi riferisco. La seconda cosa è che se vogliamo garantire la sicurezza farmaceutica in Europa, questo porta un costo e quindi come bilanciare questo costo aumentato con l'aumento della sicurezza, quindi dov'è questo livello di buon bilanciamento, questo pareggio. Poi le sostanze, principi attivi, di nuovo qua la produzione a volte impatta sull'ambiente, vuol dire che dobbiamo elaborare tecnologie nuove rispettose dell'ambiente che forse richiederanno, non saranno così profittabili dal punto di vista economico. E quello comunque che è importante è la competitività, pharmacy to business, e la competitività, ma deve esserci anche la collaborazione, perché nessun paese, nessuna azienda riesce a garantire la sicurezza farmaceutica al proprio territorio o all'Unione Europea, ci vuole la collaborazione. Come un team siamo assolutamente più forti e se vogliamo usare un paragone sportivo, io sono per esempio gran tifoso di pallacanestro, Michael Jordan non vinceva prima che è stata creata un team attorno a lui, quindi creiamo questo team in Europa, nel settore farmaceutico in Europa. Che cosa ci vuole? Ci vuole la collaborazione tra l'industria farmaceutica e chimica, del governo, ma anche settore accademico, perché sviluppo del settore del comparto farmaceutico richiederà risorse umane. Cioè non è così che svilupperemo la sintesi di sostanze, di principi attivi così come è stato fatto finora, perché avremo bisogno di nuove tecnologie, tecnologie verdi per farlo. Volevo ringraziare al Ministero per lo Sviluppo delle Tecnologie, volevo ringraziare l'Agenzia per la Ricerca Medica per tutto quello che fanno per supportare la sintesi di principi attivi. Non tutto si riesce a realizzare a livello di questi due organismi, ma spero che altri soggetti governativi potranno essere tanto aperti quanto questi due già elencati. Se avete domande, ovviamente sono a vostra disposizione.
disposizione, ma alla fine volevo dire che la collaborazione internazionale cresce. Io faccio parte, per esempio, di un progetto Orbis che si riferisce alla collaborazione tra settore accademico e industriale, ma anche collaborazione internazionale. In questo progetto non vi è purtroppo un partner italiano, ma i progetti dalla Commissione europea nell'ambito di Orizzonte Europa sono sempre un buon luogo dove crescere, e forse oggi parlando possiamo cominciare a pensare a questi progetti comuni, perché prima le persone devono conoscersi, fidarsi e solo dopo cominciare a costruire progetti grandi. Grazie mille. Grazie dottore. E adesso diamo la parola al professore Marcin Cech, che ci parlerà di sicurezza farmaceutica, come è definita in Polonia e cosa fa lo Stato polacco. Sua Eccellenza, Presidente, egregi signori, grazie mille per avermi invitato. Avrò il piacere di parlarvi per questi 7-10 minuti della sicurezza farmaceutica. Parlando e guardandolo dalla prospettiva governativa del governo, io ho le diapositive in polacco, scusate, così mi è stato detto, quindi però vi parlerò tutto quello, vi dirò tutto quello che voglio dirvi. Sicurezza farmaceutica, cos'è? È questo Stato che ci garantisce la certezza, l'opportunità per lo sviluppo, garanzia di stabilità. Guardate quante di queste cose sono già apparse in questo evento di oggi. E poi la riduzione del livello di sicurezza nell'ambito di sanità costituisce un'importante minaccia per stabilità di funzionamento dello Stato, con economia e la difesa in primo luogo. Ne ha parlato dottor Tria, e in Polonia è la stessa cosa, e proprio per questo la sicurezza farmaceutica sembra essere un elemento essenziale della politica di sicurezza nazionale. E in questa sicurezza i farmaci medicinali sono importanti. Sarebbe ovvio dire che sono uno dei pilastri principali del processo terapeutico. I vaccini, che la pandemia, come ha detto l'ambasciatore, che non è ancora finita, costituiscono la base per la prevenzione attiva delle malattie infettive, tra cui Covid-19. La Polonia ha una lunga tradizione ed esperienza nella produzione di medicinali, e l'esperienza che fonda le proprie radici ancora nell'epoca socialista, dove la Polonia insieme all'Ungheria era qui paese di produzione dei medicinali. E la competenza in questo settore è un elemento importante dell'equilibrio geopolitico e un'espressione del vantaggio competitivo. La Polonia ha un grande accesso ai farmaci, sia della lista principale dell'OMS, ma anche tanti altri. Abbiamo anche dei meccanismi che ci segnalano le carenze di medicinali, che cosiddetta lista anti-esportazione. I prezzi dei farmaci e strumenti di condivisione del rischio invitano il settore farmaceutico di essere presente in questo nostro sistema di rimborsabilità dei farmaci. Abbiamo comunque avuto anche problemi con carenze temporanee di certi principi attivi prodotti per tutta l'Unione Europea, prima di tutto in fabbriche asiatiche. E qua i motivi erano diversi: inquinamento, arresti di produzione, problemi di trasferto. La pandemia Covid-19 lo ha messo al punto e accelerato tutti questi processi, ma dobbiamo dire che anche grazie ai produttori polacchi siamo riusciti a eliminare questo problema, e praticamente grandissimi problemi non ne abbiamo avuti.
proposte di soluzioni. Sicuramente bisogna diversificare, quindi avere più fornitori semplicemente. Un altro elemento anche sollevato dagli altri, delocalizzazione della produzione in Europa, e a questo, per esempio, di questo parla la strategia farmaceutica per l'Europa. Poi la produzione in Polonia anche è molto importante. L'avvocato ci faceva vedere i punti dove vengono prodotti i farmaci in Polonia, ma è importante che la produzione polacca deve essere conveniente per chi lo fa. Obiettivi della strategia farmaceutica per l'Europa, ne abbiamo già parlato, quindi lo metto, mentre per quanto riguarda luogo, cioè del comparto farmaceutico in Polonia, anche noi abbiamo questi documenti. Abbiamo per esempio strategia per la crescita responsabile, poi la politica nazionale dei farmaci per gli anni 2018-22. E qua permettete una citazione: una delle priorità della politica farmaceutica è aumentare la sicurezza e la stabilità di approvvigionamento di farmaci, aumentando la quota di mercato di farmaci prodotti in Polonia, compresi i farmaci bioequivalenti. E questa produzione farmaceutica ha una dimensione economica, e lo hanno detto anche gli altri, è un settore molto innovativo e è anche un settore molto redditivo. E poi infine la preparazione per le situazioni di crisi. Qua credo produzione di medicinali, di sostanze attive e vaccini in Polonia o come minimo in Europa. E infine creare riserve strategiche e gestirle in modo corretto, opportuno. Dobbiamo ricordarci che tutto quello che succede attorno alla farmacia, alla politica farmaceutica, sono dei vasi comunicanti, quindi la rimborsabilità, l'operatività del sistema farmaceutico, disponibilità di mercato, sistemi informativi. Per finire, volevo parlarvi dei fattori chiave di successo. Cioè, quello di cui stiamo parlando deve godere di una massima priorità assoluta, sia dal punto di vista politico, economico che o di investimenti. L'intero ecosistema dell'industria farmaceutica in Polonia pro-innovativa dovrebbe godere di un contesto favorevole. Questo vuol dire, per esempio, accesso alle informazioni, scambio dei dati per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, laboratori, tecnologie moderne, ma anche l'utilizzo di dati medici, che è sempre più facile. La Polonia in quest'area IT, nella sanità, sta crescendo molto, ma questo si riferisce anche a studi clinici. E poi gestione efficace, compresa quella in situazione di crisi, e qua dobbiamo prepararsi. Dobbiamo essere preparati con anticipo, ma per il futuro la collaborazione, che è molto importante. Non so se sapete che ieri siano stati pubblicati i risultati dell'inchiesta fatta su quali sono le nazioni che i polacchi che ai polacchi piacciono di più. L'Italia, gli italiani erano al primo luogo, e credo che questo sia una base in assoluto fantastica per sviluppare questa collaborazione, e grazie al nostro lavoro potremo farle. Grazie professore, e adesso, come preavvisato, torniamo un po' a una serie di domande brevi di follow up. Abbiamo il signor Petrone con noi, il dottor Petrone. Ecco, bentornato. Quindi avrei una breve domanda a farle rispetto a quello che lei ci ha spiegato, per approfondire un po' l'aspetto della collaborazione tra l'Italia e la Polonia. Adesso abbiamo già dei buoni casi di esempio di collaborazione tra i nostri settori. Quali sono queste dimensioni della collaborazione? Eventualmente anche quali direzioni per lo sviluppo di questa cooperazione vede dalla sua prospettiva?
Sicuramente, come dicevo prima, la domanda e la collaborazione tra i due paesi deve essere ulteriormente incentivata. Ora, da un termine prettamente numerico, non ho idea di quello che possa essere il valore della produzione in Italia di prodotti polacchi o della Polonia, ovviamente da parte del nostro settore. Ritengo che ci debbano essere tutti i presupposti, e ci saranno tutti i presupposti, affinché la domanda possa continuare in un momento durante il quale, come anche il Presidente Pompei faceva riferimento, come rappresentante del G20, abbiamo bisogno di un reshoring della produzione europea, non vista soltanto in un singolo paese, ma vista nella sua collettività e nella sua ampiezza. L'Italia, come la Polonia, rappresenta una region all'interno di un sistema più grande che chiamasi Europa, e ritengo che sarebbe opportuno che i due ministri, sia dell'industria che dello sviluppo economico o della sanità, possono in qualche modo interloquire per delineare quelle che sono, diciamo, le aree in cui maggiormente si possa creare valore aggiunto tra le aziende. Ho ascoltato dalle persone che hanno poi seguito il mio intervento di come oggi la produzione in Polonia sia molto concentrata su prodotti e su forme solide di off-patent products. In Italia abbiamo una grande tecnologia, abbiamo tecnologia innovativa per ciò che concerne la parte dei vaccini, ma anche un sistema di produzione sia come liquidi che come solidi. Penso vada identificata tra i due paesi questa importante area di definizione di produzione, in modo da poter evitare di disperdere le energie soltanto su alcune aree di produzione che possono andare in overlap. Ripeto, dobbiamo guardare il sistema paese Europa nella sua totalità, capire quali sono le tecnologie che maggiormente possono essere sviluppate anche in virtù del valore della produzione che ogni singolo paese rappresenta. Aggiungo un'altra cosa, faccio riferimento al sistema Italia, come dicevo prima, ad un hub della distribuzione farmaceutica non soltanto in Europa ma in tutto il bacino mediterraneo, e ritengo sicuramente che l'Italia possa essere anche per la merceologia manifatturata dal mercato polacco come punto di sbocco e punto, diciamo, di smistamento per tutti i paesi limitrofi che comunque rappresentano una parte importante di domanda di farma e salute nei prossimi anni. Bardzo dziękuję. Miałbym jeszcze Grazie. Jedno krótkie pytanie, bo zainspirowała mnie do tego prezentacja profesora Czecha, mi ha ispirato dotycząca qui a farla bezpieczeństwa la lekowego. Ciekaw jestem, czy we Włoszech... dei farmaci. Anche in Italia le autorità pubbliche definiscono in modo simile alla sicurezza farmaceutica. Disponete di strumenti o di modalità già sperimentate, testate, relative a questa sicurezza, questo sostegno concentrato sulla sicurezza, e qual è stato il ruolo delle associazioni del settore nel dialogo tra il governo e le associazioni settoriali, se in breve ce lo può spiegare. Grazie per questa domanda, forse darei una risposta un po' più ampia rispetto alla domanda stessa, che ringrazio per chi l'ha formulata. Di sicurezza noi dobbiamo parlare in due momenti strategici: la sicurezza nella produzione, quindi l'immissione sul mercato di prodotti che siano diciamo, prodotti secondo gli standard del GDP, o dall'altra parte gli standard di distribuzione che possano prevenire eventuali problematiche come furti, sinistri, smarrimenti e quant'altro. Le associazioni di categoria, sia Farmindustria da un lato, ma anche quelle che seguono correttamente la distribuzione, di cui sono anche presidente, giocano un ruolo fondamentale con le agenzie regolatorie dei due paesi, nella misura in cui abbiamo creato un database per ciò che concerne i furti o gli smarrimenti di identificazione di lotti che possono essere stati manomessi o quantomeno oggetto di sinistri o di contraffazioni. È fondamentale che in questo specifico tema i due paesi, e quindi i due ministeri dell'interno, possano dialogare ulteriormente, perché non dimentichiamo, noi come industria farmaceutica, sia italiana che in Polonia, produciamo prodotti per la salute, e non possiamo certo consentire che gestioni criminose di mancata conservazione di prodotti,
ovviamente sottratti al mercato legale della distribuzione farmaceutica, possono essere oggetto di ulteriori problematiche per chi li assume. Per cui ritengo che le associazioni devono continuare questo percorso di informatizzazione e di ingegnerizzazione del sistema, proprio per garantire la trasparenza, la tracciabilità e la salute dei cittadini. Aggiungo una cosa, che è un ulteriore milestone che l'Italia ha raggiunto, e che tutti i distributori oggi hanno un tracciamento del prodotto. L'Italia a breve avrà anche accesso alla European Medicine Verification Organization con la serializzazione, per cui ritengo che all'interno di un sistema Europa, un sistema unito, possiamo dare ulteriori garanzie di efficacia e di efficienza ad un sistema che trae e che poggia le sue basi non soltanto su una manifattura di alto livello e che viene riconosciuta come un valore aggiunto per il nostro sistema industriale, ma anche un processo di distribuzione che possa contemplare quanto ho poc'anzi detto. Grazie mille. Adesso volevo fare una domanda al dottor Paolo Russolo. Buongiorno, buongiorno di nuovo. Volevo chiedere, perché guardando quanto sono forte, quanto è forte l'Italia per quanto riguarda la produzione di principi attivi, ne abbiamo già parlato più volte, e stavo pensando questa strategia di resilienza, strategia europea, può essere non coerente alle regole di competitività, cioè da un lato competitività, dall'altro lato la collaborazione, e come conciliare ambedue le cose, e quindi perché forse l'interesse dell'industria italiana e polacca potrebbero essere divergenti in alcune aree. Dunque, ovviamente non si parla di new chemical entities, perché quelle sono coperte da brevetto, ma si parla di principi attivi per farmaci generici. Partiamo da questi. Noi tutti i governi europei oggi e anche da tempo spingono per avere il prezzo più basso possibile per i generici, e sicuramente questo non incentiva la possibilità di futuri investimenti, e anzi diciamo che spinge i produttori di farmaci generici a cercare i principi attivi al minor prezzo possibile, il più delle volte appunto in Asia. Detto, nonostante che l'influenza del principio attivo sul prezzo finale del farmaco generico solitamente è inferiore al 10%, addirittura negli iniettabili è inferiore all'1%. Ma detto questo, voglio dire, i produttori italiani di principi attivi ritengono che il prezzo del principio attivo stesso debba tenere conto anche di alcune caratteristiche che spesso non vengono considerate, e queste sono la qualità del prodotto, l'affidabilità del fornitore, l'attenzione del fornitore stesso ai problemi ambientali e di sicurezza sul lavoro, e infine la garanzia della fornitura, la garanzia della fornitura del prodotto stesso. Quindi fino a quando, secondo noi, non ci sarà un'armonizzazione di tutte queste caratteristiche, io ritengo che la competizione non debba, se non in minima parte, guidare la produzione di api. L'Europa ci chiede di riportare la strategia farmaceutica europea ci chiede di riportare in Europa alla produzione di principi attivi, eccetera, eccetera, e come dicevo prima, la cosa è assolutamente possibile purché si cambino determinati aspetti, tipo gli aspetti regolatori, il prezzo dei farmaci generici, come dicevo, e una semplificazione di tutti i processi autorizzativi.
si richiedono processi innovativi, ma però noi per cambiare un processo di produzione di principi attivi ci impieghiamo 3 anni dopo aver studiato il processo. Quindi è un problema che non è indifferente. Se si vuole aver successo come strategia farmaceutica europea, è necessario cambiare alcune regole che oggi sono troppo complicate da essere opportunamente seguite. Grazie. Grazie. Un'altra domanda brevissima, un po' in modo analogo a quella che ho fatto al dottor Petrone. Dalla sua prospettiva, perché il titolo di questo evento sono ponti, quindi dove possiamo trovare questo ponte nella produzione di sostanze attive tra l'Italia e Polonia? Forse già esiste questo ponte, o forse lei vede un'area dove questo ponte potrebbe essere costruito di collaborazione? Francamente qualcosa esiste, nel senso di scambi di idee, di cultura. Io ho visitato alcune aziende in Polonia e so che alcune aziende polacche visitano i nostri impianti in Italia. C'è uno scambio di opinioni, non molto, se si vuole, divulgato, però qualcosa esiste. Io penso che, come si diceva, ormai l'Europa deve essere considerato un paese unico, e quindi una collaborazione tra i diversi componenti dell'Europa stessa deve esistere. In quale misura e in quale sostanza, direi che è tutto da vedere, però sì, comprendo che qualcosa esiste e si può sempre manifestare un qualcosa di più ampio. Perfetto, grazie. Abbiamo quindi di fronte a noi già ancora molto lavoro, però è importante che già i primi semi sono già stati messi. E adesso passando al dottor Grzegorz Rychwalski. Autonomia di produzione farmaceutica, autonomia totale è impossibile, ma possiamo parlare di varie dimensioni di questa autonomia. E dalla sua prospettiva, tornando a questa sicurezza farmaceutica, dalla sua prospettiva la Polonia riesce a... cioè in quale modo la Polonia è autonoma da questo punto di vista, e in quali aree deve utilizzare l'aiuto degli altri. Allora la domanda dovrebbe essere piuttosto se l'Europa riesce a essere autonoma, perché non avremo la Polonia forte senza l'Europa forte, e l'Europa forte senza Polonia forte. E come abbiamo detto, sistema di vasi comunicanti, quindi è chiaro. Secondo me il meccanismo IPC è questo meccanismo con cui vogliamo riprendere le competenze perse, dove non parliamo di competitività tra gli stati, ma parliamo di garantire una catena di valori continua, dove invece di competitività abbiamo la collaborazione per garantire questa sicurezza farmaceutica, perché nessun paese, né l'Italia, né la Polonia, né nessun altro potrà essere autonomo dal punto di vista farmaceutico, ma come l'Europa possiamo già provare a ottenere questo obiettivo. E quest'idea già la vediamo, abbiamo questi due documenti strategici, strategia per l'Europa, ma anche risoluzione del Parlamento europeo sulla carenza dei medicinali, e meccanismo IPCS è questo concreto che ci fa vedere che bisogna costruire su questo, ma anche ridefinire un po' questo concetto, perché quando abbiamo cominciato a parlarne con, per esempio, il direttore Resch nella Commissione europea, abbiamo detto che questo deve costare semplicemente, perché non possiamo
pensare a riprendere la sicurezza farmaceutica, autonomia, non possiamo pensare di poterlo fare ai prezzi asiatici. E questo lo si vede anche nelle strategie verdi dell'Unione Europea, si vede che è un qualcosa che deve costare semplicemente, però gli esempi buoni ci sono. Abbiamo sempre messo sul tavolo l'esempio della politica agricola comune, dove sappiamo che sicurezza alimentare è un qualcosa molto importante per il consumatore, ma anche un vantaggio dell'Europa, perché la dominazione dell'Europa è stata creata tra l'altro sull'agricoltura, creata ancora ai tempi della comunità come un pilastro separato, però basandosi su quello possiamo, credo, lavorare sulla sicurezza farmaceutica. Quindi invece di fare una competitività fra i paesi, ma la collaborazione tra i paesi, basandosi sulle competenze che già abbiamo, sulle aziende che già stanno lavorando, che possono scalare questa produzione per garantire la fornitura di medicinali al paziente. E ovviamente parliamo di quello che c'è ora e adesso, perché se per esempio il fabbisogno cinese interno cresce, loro riducono l'esportazione, ed è naturale, non solo in caso di pandemia. E questo lo possiamo vedere di nuovo tornando ai prodotti alimentari. Cioè, dal momento in cui i cinesi hanno cominciato ad amare il burro è cominciato a scarseggiare nell'esportazione verso altri paesi. E come ha detto il collega italiano su sostanze attive, si dice che farmaci generici devono costare di meno, e noi dobbiamo dire ok, ma se vogliamo avere la sicurezza farmaceutica in Polonia e in Europa dobbiamo farlo in modo ragionevole, e quindi non possiamo in questo momento puntare sull'abbassamento dei prezzi, cioè dobbiamo bilanciare questi prezzi con la necessità proprio di garantire la sicurezza farmaceutica, di relocare la produzione in Europa, e dobbiamo trovare questi meccanismi che ce lo permetteranno. E ci sono questi meccanismi, come per esempio le agevolazioni fiscali menzionate, robotizzazione, IP Box. Abbiamo 27 diversi sistemi rimborsabili, ogni Stato è autonomo nel decidere questa rimborsabilità, ed è giusto perché parliamo di diversi poteri d'acquisto, ma forse possiamo creare una lista di farmaci necessari per l'Europa, sostanze attive necessarie per l'Europa, di cui sta parlando da più di 2 anni. Ma dalla discussione bisogna passare all'implementazione. E di nuovo, questo deve costare, questo è assolutamente ovvio. Sì, lei qui dice, almeno come la vedo io, di alcuni diciamo stream, flussi di azione nelle politiche pubbliche rivolte al settore a livello comunitario, anche la politica dei farmaci come elemento di autonomia delle politiche sanitarie. C'è qualche coordinamento a livello europeo, però qui tutto questo esce un po' da questo ambito e dipende anche dallo Stato. E volevo adesso rivolgermi al professore Rutzky per chiederle un po' una cosa che mi ha incuriosito, che spesso risente nel dibattito pubblico relativo a questo settore. In Polonia abbiamo avuto una lunghissima traduzione, poi uno dei relatori ci si è riferito, una lunghissima tradizione di produzione dei farmaci, ma non è proprio una leggenda questa, nel senso che sì, è vero che l'industria si è sviluppata da allora, dal momento della trasformazione del sistema, ma le condizioni strutturali dell'ambiente accademico, scientifico, sistema di istruzione, accesso ai quadri qualificati,
se ci compariamo con questa ambizione di rendere la produzione di api una delle nostre specialità, è sufficiente, nel senso che lo Stato sta facendo quello che è necessario? Grazie per questa domanda. Io direi che non è una leggenda quella di avere una buona competenza farmaceutica in Polonia. Infatti l'industria che ha sempre agito sotto il tetto di Polfar ha dato una buona base di sviluppo. Poi con l'adesione all'Unione Europea abbiamo dovuto ammodernare le linee di produzione, facendo sì che l'industria farmaceutica è diventata una delle più innovative in tutta l'Europa, perché tutto andava fatto da capo seguendo i migliori modelli di innovazione. L'istruzione, l'educazione è sempre un po' ritardata rispetto alle emergenti necessità. Questa è una regola, perché prima di andare ad approvare un piano di istruzione, il piano non è proprio aggiornatissimo e appena i primi studenti riescono a concludere un corso di studio, il mondo cambia nel frattempo, e quindi questo è assolutamente naturale. Però è molto importante educare all'insegnamento continuo lungo l'arco della vita, perché non è solo lo Stato responsabile dell'istruzione e che l'università non dà un'educazione sufficiente. Per esperienza diretta posso dirvi che il mio corso accademico è stato stracolmo di contenuti, anche troppo. Adesso ho ritrovato un mio appunto del terzo anno di università, da cui leggo un orario più ampio rispetto a quel mio attuale di lavoro, più gli esami a cui dovevo studiare. Cioè, non mi ha permesso neanche di sviluppare i miei interessi fuori l'università, e quindi questo sicuramente è da migliorare. Quello che conta invece di più è lo scambio internazionale, lo scambio di esperienze tra paesi, tra realtà diverse. Ho potuto fare una breve visita negli Stati Uniti, una visita di studio, e ho visto come questa collaborazione tra accademia e business sia possibile e sia liscia. In ogni punto del laboratorio si vedeva la scritta: questo strumento fondato da un'azienda X, quest'altro da un'azienda Y. Le aziende che erano patrone di aule, sicuramente con dei finanziamenti abbondanti. La cosa che ha colto la mia attenzione era chi era il docente. È una buona università tra le principali 20 negli Stati Uniti. La metà delle lezioni erano tenute da docenti non accademici, non universitari, la maggior parte pratici dell'industria farmaceutica, che hanno tutto un altro modo di gestire la lezione, perché per loro è importante la ricerca, ma è anche importante le risorse che ci devono essere dedicate, il tempo di risposta. Quindi una modalità formativa completamente diversa. Quindi quello che si potrebbe fare subito è inserire alcuni pratici nelle nostre università. Grazie. Grazie. Adesso mi rivolgo al professor Marcin Cech. Avrei una domanda relativa alla sicurezza farmaceutica e a come, a questa dimensione politica, direi. Lei partecipa a una serie di platee che seguono questo aspetto, e quindi sarei interessato a capire la sua opinione sulla volontà politica. Esiste davvero la volontà politica per assicurare la sicurezza farmaceutica? Perché ha menzionato per esempio la strategia dello sviluppo responsabile. Beh, a dire il vero, il piano risale al 2016 e adesso i risultati sono veramente non soddisfacenti e le opinioni sono critiche. Adesso ci muoviamo attorno a questa minaccia della pandemia Covid, magari ce ne rendiamo più conto. Ma secondo lei, con magari qualche modifica politica, nuovo governo, nuove priorità, questo obiettivo sarà mantenuto, nel senso che è una volontà trattata
sul serio dai politici, mi riferisco ai decisori politici, che non sempre condividono la prospettiva del business e non sempre si rendono conto di questa prospettiva. Una domanda difficilissima e poi indirizzata non alla persona giusta, io non sono politico. Beh, però ha qualche sua valutazione, no? Ma sì, ce l'ho. Io lo posso valutare dalla prospettiva di uno che ha, non da politico, ha fatto funzionario al Ministero della Salute e ha creato questo documento programmatico con altri esperti coinvolti in altri governi di altri colori politici. Gli aspetti sanitari, anche se sono molto politici, basta accendere la TV per sapere quanto sia politico, anzi politicizzato questo tema. La strategia farmaceutica con questo piede molto forte nell'industria, nell'economia, guardandola più ampiamente, è regolata da regole un po' diverse secondo me. Il documento politica dei farmaci è stato sempre un documento di merito, tecnico, apolitico a dire il vero, perché io posso tranquillamente immaginarmi i governi di tutti i colori politici capaci di firmare, sottoscrivere queste soluzioni, perché sono soluzioni, per modo di dire, gestionali, soluzioni che devono essere radicate in un certo contesto politico, ma se c'è questo consenso politico le soluzioni possono essere poi perfezionate in via bilaterale o multilaterale, e vediamo molti esempi di questa cooperazione. Il gruppo di Visegrad V4+, nell'area della farmaceutica, ne può essere un esempio di 5 o 6 paesi che si mettono insieme per parlare e scambiare idee. E mi sembra che nella sanità, nell'assistenza sanitaria, la sfida è ancora maggiore, perché la politica dei rimborsi spetta a ognuno dei paesi membri, per esempio, mentre la libertà di scambi economici, di scambio di pensieri, dell'innovazione, è una cosa che non ha limiti, non ha vincoli in Europa, e qui bisogna trovare magari quest'area, questo terreno per far sì che le varie soluzioni siano sempre più europee e più uniche, più armonizzate. E qui cito sempre l'esempio della distribuzione dei vaccini anti-Covid, che è stato un progetto europeo, da qui un passo agli altri vaccini, magari due passi alle malattie rare. Mi rendo conto che qui parliamo della parte innovativa dell'industria, ma forse abbiamo tre passi alla politica comune europea di produzione di API o di far leva delle nostre risorse europee per la produzione farmaceutica, e ne abbiamo tantissime di queste risorse. E come nella politica agricola qui menzionata, ne abbiamo fatto un nostro punto di forza europeo o in altre aree, lo stesso possiamo farlo per il settore farmaceutico, ed è proprio a portata di mano, perché qui i margini sono altissimi, l'innovazione è altissima, è in gioco la sicurezza, è in gioco il vantaggio geopolitico dell'Europa rispetto ai partner asiatici o rispetto anche agli stessi USA, con cui possiamo anche collaborare, come no. Però tutti questi sono giochi geopolitici interessantissimi in cui la farmacia può giocare un ruolo interessante e importante. Beh, questa cooperazione, questa unità all'interno dell'Unione Europea, qui menzionata più volte. Grazie a tutti i relatori. Il tempo della tavola rotonda è finito. Sì, un applauso chiaramente lo dobbiamo a tutti. Ringraziamo tutti i nostri partecipanti, e adesso passiamo alla firma dell'accordo di collaborazione tra l'Agenzia per la Ricerca Medica, Agenzia Angelini Pharma, nell'ambito del Warsaw Health Innovation Hub. Abbiamo bisogno di qualche minuto di nuovo per riarrangiare il parco e inviteremo subito
i firmatari. Myślę, przekażę panu prezesowi mikrofon. Daj mikrofon, a lei, presidente, grazie. Egregi signori, sono veramente onorato e privilegiato dalla firma di questo accordo, che è un primo momento, un primo passo di collaborazione, e sono tanto contento perché mi avete detto molti altri che avete idea di altre collaborazioni, quindi spero che seguiranno. Qui invito la Presidente, spero che possiamo porre la buona base per continuare questo viaggio insieme. Grazie. Noi siamo molto fiduciosi di questa cooperazione con l'Agenzia per la Ricerca Medica. Angelini Pharma Polska è l'azienda originale. Ogni anno immettiamo in commercio nuove molecole per i pazienti. Abbiamo diverse idee innovative relative anche alle tecnologie mediche, perché la cosa che conta per i pazienti, la pandemia ci ha fatto vedere quello che non abbiamo ancora e che, di cui invece abbiamo bisogno di queste, in termini delle tecnologie sanitarie. E così questa collaborazione può prendere piede in modo molto attivo. Dziękujemy serdecznie. Grazie. E con questo, signori e signore, siamo pronti a cominciare l'ultima tappa, la sessione di networking, a cui sarete invitati dal dottor Paolo Lemma, direttore di ICE Varsavia. Io per parte mia vi ringrazio per la gentile attenzione. Grazie, ci tenevo a portare il saluto dell'ICE Agenzia a tutti voi qui presenti, ai relatori che sono collegati dall'Italia. E è stata una giornata secondo me molto importante, perché abbiamo parlato di aspetti interessanti per la costruzione del ponte che intendiamo appunto portare tra l'Italia e la Polonia. Un ponte, e questo mi fa particolarmente piacere dagli interventi, che ha colori europei, perché abbiamo sentito tutti che c'è bisogno di lavorare insieme nell'ambito dell'Europa. E le criticità sono tante, però ecco, noi
come agenzia ICE, che da sempre promuoviamo la costruzione di ponti tra l'Italia e gli altri paesi. Insomma, sono felice di constatare che insieme all'ambasciata, al lavoro fatto insieme ai partner polacchi, oggi abbiamo messo alcuni mattoni al ponte tra le industrie farmaceutiche italiane e quella polacca, e con l'intenzione di dare un seguito ai lavori di oggi con un follow up il prossimo, diciamo, incentrato sul il settore biomedicale, che è un altro importante settore che, in cui siamo, abbiamo tantissime aziende attive e desiderose, insomma, di rafforzare i legami con partner polacchi affidabili. Come sappiamo, ce ne sono tantissimi. Pertanto, diciamo, io dando un appuntamento a questa nuova iniziativa che intendiamo organizzare insieme agli amici polacchi, ringrazio ancora per la partecipazione e mi invito a dare avvio a questa seconda sessione dedicata al networking, che appunto è una fase, diciamo così, finale importante della giornata di oggi, per cui credo che voi tutti sarete desiderosi di scambiare i vostri commenti con le persone presenti, e questo lanciando l'augurio che il prossimo evento che faremo sia un evento ormai all'insegna di un free COVID-19 e quindi più relatori in presenza, più partecipanti in presenza. Grazie e buon proseguimento.